saluto dal sindaco di Sperone, ringrazio il presidente Enrico Montanaro per aver inserito all'ordine del giorno la discussione sulla questione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e ringrazio altresì il neo presidente Rozza per avermi concesso la parola, augurandogli un proficuo lavoro alla guida dell'Unione. Perché da questa storia purtroppo i cittadini stanno capendo male, caro Adolfo, perché con la convocazione del tuo consiglio comunale abbiamo dato delle interpretazioni sbagliate ai cittadini. Per arrivare però a realizzare il subambito dobbiamo avere delle idee chiare. Oggi non abbiamo neanche l'1% di un'idea chiara, perché non abbiamo quello che è fondamentale. Perché noi abbiamo bisogno di un piano economico, perché soltanto un piano economico redatto e fatto bene ci potrà far capire a noi e ai nostri cittadini che cosa vogliamo fare e che cosa potremmo fare. Questo no, Adolfo, questo è stato il grande errore di una convocazione di un consiglio comunale senza aver concordato il tutto con tutti i sindaci del mandamento di Baiano. Perché noi non avevamo e non abbiamo oggi nessuna cognizione chiara di dove potremmo andare creando un subambito senza avere un piano chiaro finanziario. Io ho ascoltato il tuo consiglio comunale, tu non hai potuto dare altre spiegazioni per far capire ai tuoi cittadini quali potrebbero essere poi i vantaggi economici che avremmo poi potuto avere con i vari subambiti, e né tantomeno puoi dire dobbiamo fare un subambito, perché stasera dici dobbiamo fare un subambito sul nulla. Non abbiamo un piano economico e noi non per i tempi. I tempi dei subambiti sono partiti nel 1216. Oggi siamo nel 2023, della responsabilità a partire dal 2016 ad oggi. Dal 2016 noi non abbiamo avuto la possibilità sino ad oggi di avere un piano economico. Chiediamo in pochi giorni di valutare economicamente le positività di un subambito. E che cosa vuoi fare? Noi votiamo su che cosa? Tu sai che cosa ci comporta? Sai dove ci comporterebbe economicamente un subambito? E che cosa portiamo avanti? Quindi tu ti rifiuti di fare una valutazione economica, quindi ti stai rifiutando a proporre un piano economico. Ma i piani economici sono alla base, sono alla base di tutte le discussioni programmatiche. Quindi tu non sei in grado di portarci un piano economico. E dove stanno? Tutti vogliamo vedere cose. Ma se tu stai facendo la proposta, mi devi portare a tutti. Vabbè, dice. A portare che cosa? È una tua volontà politica questa, allora, solo una tua volontà politica. Ma qual è la tua proposta economica? Ma perché ti arrabbi, scusami? È una valutazione che tu non ci vieni a dare questa sera. È una proposta economica che hai il diritto di darci. Hai il diritto di portarci una valutazione economica. Non è questa è solo demagogia. Adolfo, è una demagogia la tua. Non stai dimostrando economicamente nulla. Con il sindaco di Sperone Adolfo Alaia. Allora, questa sera si è tenuta il consiglio dell'Unione dei Comuni, che è finito un po' in una discussione molto accesa, perché sembra che la sua idea dagli altri sindaci non sia condivisa. Ecco, l'unico sindaco che è stato con solo di Cirignari che ha aderito alla nostra proposta. Gli altri sindaci mi stanno portando giorno per giorno per portarmi fuori termine. Cioè, io se non facciamo i consigli in questi giorni è finito tutto, cioè il primo gennaio mi trovo dentro l'ato di Avellino, punto e basta. E questo non mi sta bene.
Lei propone di aderire al subambito e poi decidere. In seguito si vede, anche perché questo non è una cosa che durerà 6-7, qua passeranno qualche anno per regolarizzare tutta la faccenda dei rifiuti. La stessa regione pensa che sta un po' in difficoltà, però in questo momento a noi serviva l'unione dei comuni, abbiamo parlato dell'unione dei comuni, che tutti assieme facevamo questa delibera almeno per rinviare l'argomento. Va bene, questo è, ma invece qua non c'è proprio nessuna discussione da fare, cioè, cercano di portare fuori i termini tutto per far scadere tutto. Questo potrebbe compromettere la vostra presenza in questa unione? Ma non ha più senso, una discussione del genere non ha più senso l'unione dei comuni, questo è. Abbiamo il sindaco di Mugnano del Cardinale che non ha, diciamo, durante la parola, però la vogliamo sentire. La proposta di Adolfo Alaia sembra accolta solo dal comune di Sirignano e addirittura si rischia che Sperone possa uscire dall'Unione. Assolutamente no. La discussione democratica, la proposta fatta dal sindaco Alaia è stata accettata da tutta l'Unione dei Comuni, che adesso si è costituita per la votazione del sindaco di Sirignano a presidente, ma ne abbiamo già ampiamente discusso in altre sedi ufficiose. Cioè, non è una, non abbiamo preso con leggerezza, è una cosa seria, quindi da portare avanti la discussione per chiarire ai cittadini che non c'è o ci possono essere aumenti, ma nel tecnico chi lo può dire? Quale sindaco lo vuol dire? Io posso dire che essendo con il Pinambiente ho due servizi, un servizio con il Pinambiente e un altro con lo spazzamento. Quindi entrando in un, non in un SAD, ma come siamo con il piano d'ambito, io già vado a risparmiare perché mi accorpano i due servizi in uno solo, quindi ho risparmiato già. Loro non sono con il Pinambiente. Quale sarà il futuro? Non lo so, aspettiamo la sentenza del 29 dietro il ricorso che ha fatto il sindaco di Sperone con altri comuni, aspettiamo la sentenza e vediamo, però è giusto che ci sia una discussione, però anche una programmazione, un piano economico per poter capire io uscendo o se l'ambito mi dà la possibilità di fare un sottoambito, quali spese porto e quali sono poi queste strutture da mettere sui nostri territori. Faccio un esempio: se mi serve un'ampia zona di, non so, 3.000 metri quadrati e io la devo serve per lo smaltimento, per l'accumulo e poi portarlo via, dove la vado a localizzare? Io non ce l'ho questa struttura, la metto presso il comune di Sperone, nel Nocelleto vicino, ci sarà nulla da dire quando si parla tanto di inquinamento ambientale, di malattie tumorali, neoplastiche, respiratorie, in qualità di medico diciamo io sento questo. Cioè, queste sono le discussioni che vanno, però è una questione di tempo, entro il 6 dobbiamo portare in consiglio comunale, sono anche d'accordo, ma se lo faccio io Adolfo non succede nulla, bisogna farle tutti i comuni del circondario. Questa è la discussione, non è una questione di tempi, è una questione di discussione democratica, di accettare o no una proposta, ma sempre nell'interesse della comunità. Io non voglio che la comunità paghi di più, paghi di meno, ma come tutti i buoni servizi, un buon servizio che mi costa un po' di più, per me è ottimale pagare un po' di più, ma che sia un servizio eccellente. Cioè, siamo in un'era avanzata, non si può vedere più, parlo delle piccole cose, immondizia per strada, bisogna sensibilizzare pure le persone, quindi la discussione è ampia, indaginosa, abbiamo tempo. Con il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, la riunione stava andando, diciamo, quasi bene, alla fine si è accesa un po', si sono accesi gli animi tra lei e il sindaco di Sperone. No, assolutamente, non si sono accesi gli animi, io ho fatto una proposta, poi se la si condividerà, non lo so, vediamo. La mia proposta è quella di dare delega al sindaco di Sperone, insieme a tutti gli uffici comunali, ai rappresentanti, ai RUP, dei vari uffici, dei vari comuni del mandamento di Baiano, insieme anche ai segretari comunali, di fare un tavolo tecnico immediato, urgente, ma già da domani mattina, di vedersi e fare un piano tecnico, economico, finanziario. Questa è stata la mia proposta, cioè valutiamo tecnicamente e finanziariamente dove ci porta e dove eventualmente ci porterebbe un zumbambito.
Quindi siamo tutti d'accordo, chiediamo soltanto una valutazione tecnica, economica per la realizzazione del subambito e quindi vogliamo capire i costi finanziari di questa operazione. Punto, senza se e senza ma. Però, con grande solidarietà, chiedo scusa, ma con Adolfo purtroppo sì, improvvisamente è andato via e quindi chiaramente non è che si è interrotta, gli animi sono sempre sereni, perché tra noi sindaci gli animi sono e saranno sempre sereni, ma abbiamo chiesto una valutazione tecnico-economica, tutto qua. Una domanda, perché non si può aderire al subabito e poi fare la valutazione? Per evitare, come dice il sindaco di Sperone, che scadono i termini. No, abbiamo, stasera le valutazioni tecniche e legali sono state ampiamente esplicitate, non c'è nessun termine che scada e quindi abbiamo la possibilità di avere un po' di tempo per fare questa valutazione tecnico-economica. Ma io andrò eventualmente in consiglio comunale a valutare la possibilità di creare un subambito soltanto se ho una valutazione economica chiara, tutto qua, tutto qua. Non è che faccio prima una scelta di entrare in un subambito, entrare a capofitto senza sapere poi, cioè al buio, non è possibile fare una scelta così importante al buio. Chiediamo una trasparenza in questo atto, questo è quello che chiediamo noi. Con Enrico Montanaro c'è stato il cambio di testimone tra lei come presidente e il neo eletto Simone Rozza. Allora, una discussione, quella dei rifiuti, che ha acceso il Consiglio, addirittura il sindaco di Sperone ha minacciato di lasciare l'Unione perché dice non ha senso. No, questo dispiace, insomma, penso che probabilmente, ecco, la passione che lo spinge a portare avanti delle battaglie l'ha portato ad avere una reazione del genere, ma credo che poi a mente fredda, insomma, ci ripensi e torni sui suoi passi, perché ecco, l'Unione dei Comuni senza Sperone o senza un qualsiasi altro dei sei comuni del Baianese non avrebbe senso, quindi o si sta tutti e sei insieme o altrimenti non ha più senso. Io credo che la discussione di stasera sia una discussione importante per il nostro territorio, sicuramente è una discussione però che va sicuramente approfondita e va fatta con serenità e con tranquillità, quindi dispiace insomma per come sia finita stasera, ma avremo modo insomma nei prossimi giorni per chiarirci e per trovare soluzioni, ecco. Ho visto che uno dei suoi consiglieri ha studiato bene la questione. Quali sono i lati negativi perché non si può mettere in atto? No, nel senso che prima di passare ad una valutazione della fattibilità, credo, del subambito e del fatto, e prima di dire insomma che il subambito sia più vantaggioso rispetto alla soluzione prevista dall'ambito ottimale e quindi dal piano d'ambito approvato dal lato Avellino, è necessario fare una proposta complessiva del SAD, cioè che corre data anche da numeri e anche dal tipo di organizzazione che si vuole dare all'eventuale SAD, cioè bisogna mettere sul piatto una soluzione alternativa, ma che non sia soltanto, ecco, con una sensazione, cioè io non posso dire a sensazione credo che forse col SAD mandamentale i cittadini risparmieranno, ma vanno messi dei numeri per suffragare questa tesi e quindi va fatto uno studio, perlomeno uno studio di fattibilità che dimostri appunto che il SAD mandamentale è più economicamente più vantaggioso per i cittadini e per le gestioni dei comuni del Baianese. In caso di SAD mandamentale poi si dovrebbero creare anche degli spazi dove portare i rifiuti. Sicuramente va fatto tutti gli investimenti e quindi insomma quella degli investimenti è una partita importante che va affrontata. È chiaro che bisognerà decidere se avvalersi degli impianti che costruirà lato a livello provinciale oppure fare degli impianti propri, ma nell'uno e nell'altro caso comunque saranno dei costi che andranno affrontati per i cittadini. Ma credo che dopo la costituzione eventuale di un SAD va fatta un'altra scelta della quale non abbiamo proprio parlato, che a livello provinciale è stata fatta, che è quella di stabilire che la gestione debba essere pubblica. In questo momento noi di questo ipotetico SAD non abbiamo nemmeno ancora stabilito se vogliamo una gestione pubblica, una gestione mista o una gestione privata, e questo credo che sia di fondamentale importanza. Grazie. Chiudiamo con il neo presidente, innanzitutto auguri da parte di tutta la redazione per la carica di presidente dell'Unione dei Comuni. Ha iniziato subito con una discussione molto accesa. Sì, è iniziato effettivamente, pensavo di non arrivare allora a quei livelli, però purtroppo la discussione allora è un po' degenerata.
come Presidente dell'Unione dei Comuni io spero che partiremo, ripartiremo e ci sia veramente una svolta perché l'Unione è ferma, l'ho detto, è un'auto senza benzina. Noi faremo di tutto per farla ripartire e già prossimamente, anzi cercherò di convocare i sindaci e vi dico una cosa, cercherò di dire ai sindaci, come sapete i sindaci sono fortemente impegnati nelle loro attività e nelle giunte possono anche delegare. Quindi io direi di delegare un consigliere, un assessore, anzi, che vuole impegnarsi e vuole da lavorare perché c'è da lavorare. Al di là della partecipazione dei sindaci e dei consiglieri, bisogna percepire i fondi, altrimenti... Sì, e quella è una cosa che ho detto, perché senza fondi non facciamo niente. Fondi e personale. Abbiamo bisogno di fondi per le attività da poter mettere in campo e anche di personale interno ai comuni che ovviamente si impegna a lavorare nell'Unione. Come si possono reperire questi fondi? Allora, i fondi li possiamo reperire, l'ho detto pure a loro poco fa, ci sono il Ministero degli Interni ogni anno loro dà dei fondi di gestione proprio per le associazioni, per le comunità montane e le associazioni di unione. Quindi noi potremmo fare richiesta, potremmo reperire questi fondi per non andare a incidere sulle casse comunali che sono già ristrette in ristrettezze economiche. Ringraziamo quindi il neo presidente dell'Unione del Baianese della Valle del Cano, giusto, per il lavoro che dovrà affrontare e soprattutto per tenere uniti i sei comuni. Io l'ho detto, la prima premessa che ho fatto, mi rivolto ai consiglieri dell'Unione, ho chiesto di essere un unico gruppo di maggioranza, togliamo allora eventualmente tutto quello che può contrastare allora internamente e facciamo sì che se facciamo squadra noi faremo qualcosa per il mandamento, se facciamo squadra riusciamo a costruire, se altrimenti invece potremmo fare poco. Grazie a voi, grazie al sindaco e da Baiano è tutto.